E vorrei invitare ora a parlare l'assessore regionale Berruti. Sì, grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Siete veramente tanti e questo fa molto piacere e fa capire il senso e il valore di questo intervento e di questa piazza. Porto anche i saluti del Presidente Claudio Burlando, che è molto dispiaciuto, non può essere qui con noi. Devo dire che la Regione Liguria accompagna e sostiene con gran forza e con grande attenzione tutte le attività e i progetti che si svolgono nella città di Spezia. Spezia è una città dalle grandi opportunità, da grandi problemi, da grande capacità di rinnovamento, sta attraversando un periodo veramente di grande trasformazione. La collaborazione della Regione Liguria con l'amministrazione precedente e attuale del Comune di Spezia è stata sempre ed è una collaborazione molto condivisa, molto partecipata e credo con buoni e ottimi risultati. La storia di Spezia, chiaramente, come sappiamo, come sapete voi meglio di me, è legata al mondo del mare, al mondo della marina, dell'arsenale, e siamo in questo quartiere che è proprio legatissimo alla storia dell'arsenale. In questi anni la marina si sta riorganizzando e parallelamente il Comune della Spezia sta facendo delle programmazioni di riutilizzo e di riorganizzazione di queste aree molto importanti e molto in situazioni molto di pregio della città di Spezia. E noi, la Regione Liguria, accompagna veramente con grande attenzione queste progettazioni, questi rinnovamenti. Non la voglio fare lunga, ma sicuramente tutta la riorganizzazione del fronte mare di Levante, la riorganizzazione della mobilità, il riuso delle aree dismesse, in parte già dismesse e che lo saranno in futuro delle zone militari, sono accompagnati con attenzione e anche predisponendo risorse importanti da parte della Regione, risorse che fanno parte dei fondi comunitari. Abbiamo incominciato con risorse Comune-Regione e credo che ne valeva la pena. Mi si diceva che questo intervento era molto atteso, era molto partecipato, che tutto il quartiere, attraverso un laboratorio di quartiere, aveva riprogettato questa piazza e attendeva con ansia che questi lavori si fossero fatti, e quindi sono veramente molto contenta di aver partecipato all'attuazione e auguro a tutti una buona festa in questa nuova piazza. Grazie ancora. Grazie Assessore, e ora la parola al Sindaco della Spezia, Massimo Federici. Bene, anch'io mi unisco ai tanti doverosi ringraziamenti che il Presidente della circoscrizione ha fatto, e naturalmente io faccio un ringraziamento aggiuntivo a lui, al Presidente della circoscrizione, a tutti i consiglieri della precedente e dell'attuale circoscrizione, che sono stati sempre molto attenti e molto collaborativi. Voglio rinnovare il ringraziamento alla banda della Marina Militare e al Maestro Vilella, perché oggi hanno avuto un doppio impegno. Questa mattina erano al Palco della Musica con un altro bellissimo concerto, molto partecipato, molto applaudito, come quello di questa sera. E poi qua ci sono tante autorità, le ringrazio davvero per la loro presenza così qualificante, così importante. C'è il questore, c'è il comandante dei carabinieri, ci sono tantissime presenze che stanno a testimoniare quanto questa opera sia davvero un'opera importante, non solamente per questo quartiere, ma per tutta la città. Voglio anche salutare gli amici della Croce Rossa che sono laggiù e che stanno facendo, diciamo, un'opera importante di raccolta fondi. Sostanzialmente collaborano all'inaugurazione di questa piazza con un atto e un impegno di solidarietà. Mi piacerebbe che questa piazza continuasse ad essere, come dire, sempre molto pronta, come l'è stata sempre in passato, appunto, alla solidarietà.
gli amici della Croce Rossa sono là, però sono anche all'Aquila. Insieme a loro ci sono anche altri spezzini, c'è anche un po' del nostro comune. Il dirigente dei lavori pubblici, Cannetti, vi saluta, anche lui naturalmente ha avuto un ruolo importante nella realizzazione di quest'opera, e là con alcuni collaboratori del comune stanno facendo casa per casa per fare le prove di agibilità o meno, stanno collaborando e stanno vivendo un momento che naturalmente è un momento drammatico, lo stanno condividendo con tutta la città dell'Aquila. E mi dicono però anche di quanto forte e intensa sia la solidarietà che arriva da tutto il paese, di quanto forte e intenso sia l'impegno di tutti gli uomini della protezione civile, gli uomini e le donne del volontariato. Una bellissima pagina della storia del nostro paese, nella drammaticità naturalmente dell'evento. Per me è un piacere immenso poter inaugurare Piazza Brin, la nuova Piazza Brin. È un piacere immenso perché questo è un luogo importante, è un luogo molto importante per tutta la città, dicevo prima. Lo è stato per la storia della città, lo è stato per il passato della città. Questo è il quartiere operaio Umberto I, un pezzo di storia gloriosa di questa nostra città, della Spezia. Sarebbe bellissimo poter trovare il tempo, il modo in futuro per conoscere meglio la storia di questa città, farla conoscere ai giovani, ai bambini. È una storia bellissima, di un fascino unico, io dico in tutta Italia, una storia che merita di essere approfondita. E questo è il quartiere Umberto I con la sua piazza intorno alla quale è stato realizzato quel quartiere che doveva ospitare operai e le loro famiglie che venivano da tutta Italia per realizzare quella grande immensa opera che è stato l'arsenale della Marina Militare Italiana. E dunque un quartiere operaio. Il corteo del 1° maggio parte da qua, non è un caso. E tra l'altro voglio ringraziare CGL e CISL UIL perché il 1° maggio quest'anno apre qua e conclude qua, perché alla sera, il concerto del 1° maggio si terrà non più in centro città come tradizione, ma qua, in Piazza Brin, in questo altro centro, diciamo, simbolico della città. Dunque, un quartiere è una storia importante per il suo passato, però per quello che significa questo intervento anche un luogo importante per il futuro di questa città. Questo è quello che vogliamo dire con questo intervento e con tutti quelli che seguiranno, con tutti quelli che già sono iniziati. L'assessore regionale ne ha citato alcuni, il contributo della regione è stato importantissimo. Abbiamo fatto Viale Aldo Ferrari, stanno ristrutturando Palazzo Crozza, cioè la biblioteca Mazzini, e lì faremo anche una ristrutturazione del Salone Romano, sarà una riscoperta credo clamorosa e bellissima per i tanti che non lo ricordano, che non lo conoscono. Ma poi anche un'altra istituzione culturale sarà qui, in questo quartiere, perché abbiamo deciso, sempre grazie, come dire, all'aiuto della regione, di acquistare l'Odeon e di farlo diventare una istituzione culturale molto importante di livello regionale, sarà una mediateca regionale. Vogliamo che questo quartiere viva anche funzioni di pregio, funzioni di prestigio, perché è così che si può rinascere, anche attraverso queste importanti presenze.